Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Nelle scorse ore sul sito dell'INPS è stata data la comunicazione riguardo l'attivazione del servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid che è stata prevista dal decreto Sostegni Bis. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Partiamo con il dire che questa indennità Covid riguarda i lavoratori che non hanno beneficiato dell'indennità del decreto sostegni e quindi possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro la data limite del 30 settembre 2021. Quali sono questi lavoratori che hanno diritto a tale indennità? Gli stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, gli stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, gli intermittenti, gli autonomi occasionali, gli incaricati di vendita a domicilio, i subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dello spettacolo, gli operai agricoli a tempo determinato e infine i pescatori autonomi. Ricordiamo che tale bonus prevede l'erogazione di un'indennità che pari alla cifra di 1.600 euro, 800 euro per quanto riguarda gli agricoli e 950 euro per i pescatori, a seconda ovviamente dei vari casi. I lavoratori che hanno già beneficiato dell'indennità prevista dal decreto sostegni stanno già ricevendo automaticamente il pagamento senza aver dovuto presentare alcuna domanda. E come dicevamo a inizio video, invece i lavoratori che non hanno invece beneficiato dell'indennità del decreto sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento dell'indennità entro il 30 settembre 2021. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.